Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Vi presento Gohan da piccolo, la sesta uscita delle statuette di Dragon Ball Z che trovate in edicola da una collezione fatta da Corriere dello Sport, Tutto Sport e Toei Animation. Eccolo qui Gohan, guardate quanto è bello. Oh, torniamo finalmente con le dimensioni fatte bene, è un pregio di questa collezione le dimensioni, il disegno, lo stampo è fatto benissimo. E questa volta devo dire che è stato anche colorato decisamente meglio degli altri. Ha qualche sbavatura, vedete per esempio qui questa linea gialla qui un po' troppo spessa, però comunque sia il painting è meglio sicuramente di altre statuette precedentemente uscite. Sempre bella la basetta. Come vi dicevo, non sapevo se era Gon da piccolo o Gon da grande, sapevo che avrebbero fatto uscire tutte e due. Perché Gon è proprio un personaggio che nasce, cresce e si sviluppa all'interno di Dragon Ball Z, a partire dalla metà dell'anime e del manga. E quindi sicuramente sapevo, ero certo che sarebbero usciti sia quello piccolo che quello grande, e quindi Gon avrebbero fatto in diverse versioni. Però non specificavano nella checklist che davano con la prima uscita, cioè Goku, quale fosse il primo ad uscire, anche se era facilmente ipotizzabile in realtà che fosse comunque Gon piccolo. Infatti l'avevo detto nel precedente video che molto probabilmente sarà Gon da piccolo. Il figlio di Goku, vedete qui porta l'anagramma con scritto Son, lui si chiama Son Gohan, proprio come Son Goku, il cognome appunto del padre. Questa sfera qui è del nonno di Gohan, un legame quindi affettivo con la famiglia del padre, un oggetto che richiama appunto la famiglia del padre. Gohan è mezzo essere umano, mezzo Saiyan. Con la coda, vedete che più volte nel corso di Dragon Ball Z gli è stata tagliata, un po' è ricresciuta, una volta gliela tagliò proprio Vegeta. E Gon, però, a differenza di Saiyan, aveva una particolarità che gli crescevano i capelli. Difatti, nella serie, alcune volte porta i capelli lunghi, alcune volte se li taglia. Gon è un personaggio che, nel corso della narrazione di Dragon Ball, sia di Dragon Ball Z, ma anche dei Dragon Ball successivi, diciamo, cambia molto spesso, è il personaggio che cambia più di tutti, cambia molto spesso appunto capigliatura, abbigliamento, costume, quindi cambia molto spesso anche il costume. E in Dragon Ball Z secondo me è il Gon migliore di tutti perché veramente lo vediamo nascere, crescere, evolversi, lo vediamo in tutti gli stadi più importanti della sua vita, quindi lo vediamo da bambino, i primi combattimenti, gli allenamenti con Junior che è la sua guida spirituale e non solo perché lo insegna, gli insegna a combattere, a gestire la sua forza, le sue abilità, la sua energia, e poi lo vediamo anche crescere. Poi Gon non è che amava tanto i combattimenti, gli piaceva fare di più ricercatore, infatti per la gioia di sua madre Kiki, alla fine di Dragon Ball Z deciderà di fare ricercatore, anche se poi nel corso dei successivi Dragon Ball tornerà ad allenarsi e a combattere. Però il Gon di Dragon Ball Z, secondo me, è il Gon più bello di tutti. Assolutamente. Eccolo qui. Gohan. La prossima uscita sarà Freezer forma finale da 14 ottobre in edicola. Le prossime tre uscite saranno tutte e tre Freezer. E partiamo con Freezer forma finale. E si conclude qui questo video, ragazzi. Cliccate un mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi lascio anche in descrizione il link alla pagina Facebook del canale. Cliccate mi piace. Il link alla pagina Instagram del canale. Cliccate segui. Mi raccomando, ragazzi, è importante. Iscrivetevi al canale. Cliccate mi piace sui vari social network di The Golden Eagle per supportare il canale in maniera del tutto gratuita. Vi ringrazio come al solito per la visione e ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!